È stata inaugurata nella centralissima Via Verdi la sede di Virtù Quotidiane, il giornale web di informazione enogastronomica abruzzese, che sin dalla sua nascita ha fatto registrare numeri importanti in termini di letture e condivisione dei propri articoli e dei propri video. Virtù Quotidiane, virtù che sta per uno dei più longevi piatti della tradizione culinaria regionale a rappresentare la volontà di raccontare il meglio le eccellenze dell'Abruzzo. Virtù intese dunque anche come le mille qualità spesso inespresse o poco raccontate. Su Virtù Quotidiane trovano spazio notizie legate al mondo dell'agricoltura, dell'ambiente, storie di personaggi che hanno tanto da dire, storie da raccontare. Al giornale di informazione lavora una squadra di giovani giornalisti. Il direttore è Marco Signori. La scelta perché non poteva essere diversamente, perché il centro storico va rivitalizzato e avevamo necessità di una sede fisica che è sempre importante anche nell'era dell'informatica e dell'informazione online, perché una sede fisica in cui condividere anche idee e lo spazio tra colleghi è importantissimo. Centro storico perché non poteva essere altrimenti, bisogna puntare sul centro storico sotto tutti gli aspetti, non soltanto sotto gli aspetti commerciali ma anche gli studi professionali, attività di qualsiasi genere. È partita per gioco ed è arrivata ad un buon punto, tanto che mette dei piedi stabili in centro storico. Lo sforzo, chiunque fa questo mestiere lo capirà, non è assolutamente indifferente, perché i giornali vivono di vita propria, non vivono di sostentamenti di alcun tipo, tantomeno pubblici. Quindi un ringraziamento va naturalmente a tutti i sostenitori, a tutti gli inserzionisti. È solo grazie a chi crede quotidianamente nella comunicazione sul web che è possibile fare passi del genere. Io la chiamo una informazione generalista ma di settore, nel senso che c'è l'approccio della cronaca generalista, però si danno solo buone notizie e naturalmente lo sforzo è ancora più grande, ma la soddisfazione di conseguenza raddoppia, perché le cattive notizie camminano da sole, l'incidente, il terremoto, corrono sul web senza sforzi. Raccontare una buona notizia, veicolarla e farla leggere naturalmente richiede un impegno molto più gravoso.